Ciao, benvenuto in un altro video. Sei Gemma, ti ricordo come al solito che se il video ti è utile iscriviti al canale e clicca mi piace. In questo video parliamo dei gruppi bypass. I gruppi bypass sono delle valvole che servono a dare più o meno forza nei motori aerodinamici. Nel nostro esempio utilizziamo dei bypass della BFT, ma tutti quanti sono costituiti dagli stessi pezzi e quindi il discorso è generale sia per i motori aerodinamici FAC sia per gli aerodinamici GBT. I bypass sono costituiti normalmente dalla parte vite superiore, che è quella che serve proprio a fare la regolazione, una parte molla che ha all'interno un gommino e una parte tappo inferiore, e sono assemblati normalmente in questo modo qui. A seconda della marca e del modello dell'operatore, il gruppo bypass si trova o nella parte superiore, come per dire qui nell'oro della BFT, protetto da uno sportellino, o nella parte inferiore, per dire GBD li mette nella parte inferiore. E come funzionano e perché è importante sostituirli? Quando in pratica questo gruppo è assemblato in questa maniera all'interno della testata, quando si stringe la vite si fa più pressione sul tappo sotto, e quindi l'olio non va nel circuito di ricircolo, ma va più olio proprio come un rubinetto nella parte della pressione a spingere sia in apertura che in chiusura. Questo significa che se queste parti si deformano, questo, oppure se la molla cede un pochettino, questo gruppo non farà più la sua funzione di rubinetto e quindi il motore potrebbe avere meno forza. La parte superiore della vite si sostituisce solamente perché normalmente quando si va ad agire qui per stringere o per allentare, magari dopo tanti anni si rovina la sede del cacciavite e quindi la vite sopra va sostituita per questo. La parte importante è il gruppo sotto, vite più tappo. Il costo è talmente tanto esiguo che conviene sostituire sempre tutto quanto.